Allora, buonasera, benvenuti a questa prima che facciamo qui a Sturno, all'Auditorium di Sturno, rappresentazione della commedia teatrale I Capitoli, scritta da Vito Pelosi. Siamo qui col regista Angelo Sateriale. Allora Angelo, parlaci un po' di questa commedia, che cosa abbiamo voluto rappresentare? Allora, hai citato Vito Pelosi, che secondo me è un buon scrittore, un buon drammaturgo in vernacolo frigentino. Ha scritto molte commedie che a me hanno entusiasmato alla lettura, e poi grazie a questa compagnia L'Ovecenato, che è una compagnia di veterani di Frigento, di straordinari attori di Frigento, noi li stiamo portando in scena in chiave un po' moderna, perché io insomma sono un regista di una nuova generazione, e loro sono stati veramente gentili, mi hanno ascoltato e il risultato a Frigento è stato ottimo. Adesso a Sturno sicuramente non saremo da meno, e sarà una bella esperienza. Io mi auguro che la compagnia riuscirà a fare un po' più di giri, diciamo un tour un po' più ampio per l'Irpinia, per anche nell'entroterra campano, perché queste storie come I Capitoli, che è una storia di uno spaccato tradizionale straordinario, parliamo del calcolo del corredo, è una storia che fa parte dell'identità dei nostri paesi, dei paesi soprattutto dell'entroterra appenninico, dall'Umbria fino ad arrivare alla Calabria. Prima si facevano queste cose, i calcoli del corredo, era straordinario. Ecco, tu sei alla seconda, diciamo, regia, sì, di questa compagnia teatrale. È una compagnia teatrale che è indubbiamente cresciuta cresciuta tecnicamente, insomma, anche in termini di attori, ricordiamo, non professionisti, ma che piano piano si stanno avvicinando a buoni livelli. Ma non sono professionisti solo perché fanno un altro lavoro, però sono molto professionali. E sicuramente quando andranno tutti quanti giustamente in pensione, io gli offrirei un posto di lavoro in un teatro, anche più importante, i teatri da professionisti, perché alcuni di loro sono veramente persone che hanno esperienza, stanno dal 72, dal 73. Diciamo, io sono nato molti anni dopo, quindi hanno molta esperienza. E bisogna andare a vedere. E poi un'altra cosa importante della compagnia L'Ovecenato è quella di avere sono 10 attori, sono tutte 10 di un buon livello, non c'è quello che gioca, quello che sì vabbè, no, tutti quanti sono seri, tutti quanti vogliono lavorare, tutti quanti hanno voglia di salire sul palco, e questa è una cosa importante. Ecco, ricordiamo che la compagnia teatrale L'Ovecenato di Frigento è parte di un cartellone provinciale, si è guadagnato, diciamo, questo podio, diciamo così, da non professionisti, diciamo che recitiamo insieme a compagnie teatrali che da tempo esercitano questo tipo di attività. Ecco, questa sicuramente è una soddisfazione grande per una compagnia teatrale che vuole crescere e soprattutto vuole inglobare anche dei giovani al proprio interno. Sì, però la soddisfazione la devi ottenere dopo la rappresentazione. Prima magari sì, ti accettano in un cartellone, ok, però è restarci nel cartellone. Quindi se l'anno prossimo la compagnia L'Ovecenato fa parte un'altra volta di questo cartellone, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quest'anno sì, però dobbiamo, questa sera qui su questo palco si deve far ridere, si deve far riflettere, si deve creare arte, e se la compagnia ci riuscirà. Ma stiamo parlando come il calcio, comunque non stiamo parlando come, cioè stiamo parlando come se fosse una partita di qualsiasi sport. No, diciamo che la compagnia deve farsi valere sul palco, e non soltanto un'organizzazione prima. Ma io non ho dubbi, veramente non ho dubbi, questo è sicuro. Ok, ringraziamo Angelo Sateriale, regista della compagnia della commedia e chiaramente regista ufficiale della compagnia teatrale L'Ovecenato di Frigento, e un grazie a tutti e a Teleradio Buon Consiglio. Grazie.